Abbiamo fatto alcuni interventi, tra virgolette, per agevolare un po' l'economia locale di Casamicciola. Partiamo principalmente dall'IMU, abbiamo ridotto l'aliquota sulla categoria degli albergatori, quindi un piccolo incentivo per risollevare la categoria degli imprenditori che poi dovrebbe dare rilancio al paese anche a livello occupazionale. Quindi abbiamo ridotto queste aliquote spostandole dall'1,06 allo 0,90%. Si tratta di un piccolo risparmio per il comune, o meglio, un piccolo mancato incasso del comune di 90.000 euro, ma che tranquillamente riusciremo a ricomprire con una riduzione anche delle spese. Questo è stato un punto principale. L'altro aspetto che abbiamo modificato è stato il regolamento per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico per i cantieri edili che sono interessati in questo periodo per la ricostruzione e per gli interventi di ristrutturazione degli edifici, sia quelli colpiti dal sisma ma anche quelli non colpiti dal sisma. Quindi anche in questo caso un piccolo incentivo, una misura, tra virgolette, economica per aiutare i cantieri e per aiutare gli abitanti nella ricostruzione delle proprie unità abitative. L'altro aspetto che abbiamo pure modificato è l'introduzione della tassa di soggiorno, così come già fa Ischia e mi sembra di capire lo faccia anche Laccameno e Forio, per quanto riguarda il pernottamento delle imbarcazioni all'interno dei porti. Quindi questo ci consentirà sicuramente di avere un maggiore introito di circa 200-300 mila euro per annualità, che verranno utilizzate per coprire ulteriori servizi che daremo alla collettività. Non faccio il dettaglio, la specifica di quelli che saranno i servizi che andremo a ricoprire. E infine abbiamo anche rettificato il periodo di pagamento dell'imposta di soggiorno. Prima era unico dal mese di aprile al mese di settembre, adesso invece abbiamo fatto suddiviso due periodi, che prende anche in minima parte un periodo invernale, quindi marzo e anche novembre. E infine l'ultimo passaggio riguarda semplicemente la modifica della sede del comune di Casamicciola, che è passata adesso in questa bellissima struttura dove attualmente siamo, via Salvatore Girardi, e era doveroso per poter formalizzare anche questo passaggio qui. Ecco, questi sono i punti che abbiamo approvato oggi in Consiglio Comunale. Quindi quello che possiamo dire è che siamo andati incontro un po' alle esigenze dei cittadini, sia il tessuto imprenditoriale che ce l'aveva richiesto, ma anche ai cittadini ordinari, piccoli interventi ma che in certo qual modo aiutano a risollevare l'economia del paese, di cui a breve poi avremo un altro importante passaggio, come ha accennato anche il sindaco durante la seduta del Consiglio Comunale. Faremo anche un piccolo intervento sulla Tari, e questa sarà un'ulteriore misura con la quale il Comune si mette a disposizione, quindi si pone tendendo una mano di aiuto alla collettività e in particolar modo alla categoria sempre delle attività produttive. Mi sembra che al di là di quelle che sono gli accorgimenti in termini di risparmio di spese superflue e interventi come di rilievo economico a favore delle categorie, sia la dimostrazione di come questa amministrazione stia andando incontro appunto alle esigenze e al rilancio di Casamicciola Terme.